Bentornati sul mio canale, oggi nuovo video. Allora, in realtà dello spacchettamento, che non so in realtà nemmeno io che cosa c'è, vi giuro. Cioè, ho delle cose che, boh, non so veramente, cioè, non mi ricordo assolutamente cosa c'è dentro. Allora, quelle di Amazon sì, ma le altre le scopriremo insieme. Bene, detto ciò, non so da dove iniziare. Allora, voglio iniziare. Iniziamo un pochino così. Iniziamo prima da questo, che arriva sicuramente da AliExpress. Andiamo a vedere. Niente, ho tagliato troppo poco, ma io ho sempre una paura incredibile di tagliare troppo e rompere il contenuto. Mi è già successo in passato. Allora, ok, ve ne ho già parlato in qualche video precedente. Mi sto attrezzando per allestire una doll room, una cameretta per le bambole fatta, oddio, ma ragazzi, che capelli che c'ho stasera, fatta dalle ragazze del Tokyo Dolls, e quindi sto prendendo alcune cosine anche da AliExpress, e mi è arrivata questa cosa molto molto carina, cioè almeno nella foto era carina, adesso ve la faccio vedere dal vivo. Sì, è veramente, veramente molto, molto carina. È un Rement, una miniatura. Nella fattispecie è praticamente... Aspettate che adesso proviamo a non far danno. Oddio, è fil di ferro, quindi in realtà dovrei fare così, esatto, che le povere forbici gridavano pietà. Allora, è un mazzolino di... Volevo capire se... No, è incollato, ok. È un mazzolino di rose, rosa, ovviamente, dentro un vaso trasparente che simula l'acqua. Devo dire la verità, comunque è molto carino e abbastanza ben fatto. Vi lascio in sovraimpressione quanto ho pagato, stiamo parlando di veramente poco, e sono comunque contento perché mi piace. Allora, adesso apriamo un'altra cosa di Amazon, che so, questo so cosa c'è dentro perché lo riconosco anche. Voi non lo vedete. Atos, la finisci? Guarda, è una roba allucinante. Allora, in qualche video precedente vi ho parlato di questa mia nuova passione, che in realtà era una passione che avevo tantissimissimissimi anni fa, che è quella di disegnare e di colorare. E quindi ho comprato un book color che viene dal Giappone, ho preso vari colori e adesso ho voluto prendere su Amazon dei Prismacolor. Se non ricordo male erano in offerta anche di questo, vi lascio in sovraimpressione comunque il prezzo, e l'ho voluto prendere perché i primi colori che ho preso, che era una marca giapponese molto particolare, erano tutti colori pastello, però poi mi mancavano in realtà proprio i colori primari, tipo stavo colorando Biancaneve, mi mancava il rosso per la mela, quindi ho voluto prendere questa confezione di 12 colori della Prismacolor con tutti i colori, diciamo, quelli un pochino più importanti. Bene, proseguiamo, andiamo ad aprire un'altra cosina di AliExpress. Questa è bella grande, eh? Allora, ok, c'è più di un pacco dentro, ci sono due pacchetti. Andiamo ad aprire quello prima, quello piccolino. Allora, spesso capita così che uniscono le cose. Ah, anche qui, anche questo è un Rement. Pensavo un pochino meglio. Allora, ve lo faccio vedere aperto. È praticamente un orologio da parete. Ovviamente l'ho preso rosa. È comunque molto, 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 molto carino, devo dire la verità. Sì, dai, pensavo, cioè, non è che pensavo meglio, me lo aspettavo diverso, ecco, quello sì. Allora, non c'è niente per appenderlo, cioè nel senso, quindi con un po' di patafix, con un po' di nastro biadesivo si può attaccare nella stanzetta delle bambole. Allora, apriamo anche quest'altro a questo punto, che è quello grande. Ho paura di tagliarlo perché non so effettivamente cosa c'è dentro. Ragazzi, cioè, no, vabbè, ma è enorme per una robina
piccolina. Allora, vi lascio comunque in sovraimpressione anche di questo. Scusate che mi sono dimenticato dell'orologio, ve lo lascio in sovraimpressione. Poi vi faccio vedere anche, sono due ordini separati, ma dello stesso venditore che me li ha uniti. Allora, li ho già presi da un altro venditore, però l'ho voluta prendere anche da questo perché era diversa. Ho preso una cornice molto molto carina, in stile barocco, bianca, dove all'interno posso magari stampare qualche immagine e appenderla sempre in questa fantomatica cameretta. Poi, sempre per la cameretta, ho preso queste piantine che mi piacevano un sacco. Vi lascio in sovraimpressione anche il prezzo della cornice. E adesso vi faccio vedere questi simpaticissimi cactus, queste piantine veramente veramente molto molto carine, e anche di queste vi lascio in sovraimpressione il prezzo. Veramente sono molto molto carine, sono contento. Di verità sono dei remate che costano poco, fatti bene, e secondo me anche in foto rendono abbastanza bene, bene, sono contento. Allora, ritorniamo su Amazon, andiamo ad aprire questa, non mi ricordo. Ah, sì, adesso mi è venuto in mente. Allora, da Amazon ho comprato, beh, è arrivato rotto, vabbè, fa niente. Vi lascio in sovraimpressione il prezzo, ma ho pagato intorno ai 20 euro, ma ve lo lascio comunque. Questo fashion pack di Barbie, veramente, veramente molto, molto carino. Mi piaceva tanto, non solo proprio tutto il vestito. Allora, innanzitutto il calzano curvi, e quindi già questa è una cosa importante, perché le curvi spesso si fa fatica a vestirle. Calzano curvi, sono molto molto contento, e le scarpe mi piacevano particolarmente, ma la cosa che mi piace di più in assoluto, che io probabilmente devo aprirlo per farveli vedere, perché sono gli occhiali da vista. Cioè, raga, veramente gli occhiali da vista, secondo me, di questo pacco sono bellissimi, mi piacevano un sacco. Non dico che ho preso il pacco solo quasi per gli occhiali, però quasi. Allora, ecco qua aperto tutto il pacco, e vi faccio vedere gli occhiali, perché sono veramente veramente belli. non mi va di togliere dal cartone, che poi li perdo. Sono praticamente zebrati, che ricordano però un po', sono in tono col vestito, ecco. Sono veramente, veramente molto molto carini e mi piacciono. Bene, finora sono veramente molto molto contento. C'è l'ultimo pacchetto che viene dalla Germania, è anche bello cicciottello, e sinceramente non mi ricordo. Ah, può essere che provenga da Etsy. Può darsi che provenga da Etsy. Allora, adesso andiamo a vedere che cos'è. Io veramente, cioè, passa tanto di quel tempo che poi non mi ricordo assolutamente nulla. No, non viene da Etsy, ma viene da Amazon, e questo è un regalo per il mio ragazzo. Allora, ve lo lascio comunque in sovraimpressione, però adesso ormai l'ho aperto, tanto è qui con me stasera e glielo farò vedere. Devo dire la verità, è molto 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 carino, e sono sicuro che gli piacerà. È una cover per il cellulare, lui usa molto le cover fatte al libro, e questo mi piaceva tantissimo, sia come colori che come effetto, ma anche per quello che c'era scritto: never stop dreaming, mai smettere di sognare. E devo dire la verità, è veramente veramente molto molto carino. Guardate che bello, è veramente più bello dal vivo che in foto. E poi dentro, aspettate che non voglio distruggere, e poi dentro c'è anche il laccettino per, diciamo, la mano da attaccare qui. Allora, anche di questo vi lascio comunque in sovraimpressione il prezzo, perché tanto il mio ragazzo non guarda sempre i video, quindi lo posso tranquillamente mettere in sovraimpressione. E devo dire la verità, è molto molto carino, e sono contento anche di questo. Bene ragazzi, chiedetemi tutto quello che volete nei commenti, perché a me fa sempre tanto tanto piacere parlare con voi, ma quello che vi chiedo sempre alla fine del video è di lasciatemi un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica. Io pubblico video ogni 3, massimo 4 giorni. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video, ciao!